cavolo, perché avevano la valuta pregiata sotto con queste colonne, sicuramente dell'epoca di Galeazzo Maria Sforza. Quindi credo di non allontanarmi dal vero se ritengo questo capitello databile intorno al 1470 circa. Ecco, il che è interessante perché naturalmente ci fa pensare molte cose, cioè, scusate per un attimo, ci fa pensare a un edificio che ha qualche ambizione monumentale, quelle che loro chiamavano casa da nobile, ben distinta evidentemente da uno spazio abitativo più modesto, e ci fanno pensare a quel investimento nella terra che è effettivamente il proprium della nobiltà, ma anche in generale delle persone abbienti di Milano nella seconda metà del 400, cioè a dire dopo la grande crisi 1435-1447 che segna pesantemente l'ultimo decennio abbondante di governo dell'ultimo dei Visconti, Filippo Maria, quindi periodo difficile, periodo di sconfitte militari, periodo di crisi economica, il periodo ancora più difficile della Repubblica Ambrosiana, quando Filippo Maria muore senza eredi maschi e a Milano si restaura la Repubblica 1447-50, ma al tempo stesso lo Stato esplode e si frammenta, e il terrore è che l'opera del grande Duca andasse sprecata, cioè che la sua ricostituzione dello Stato, compiuta la morte del padre Gian Galeazzo, vada ancora una volta a pallino, e invece no, e invece Francesco Sforza, genero del Duca defunto, riesce a impadronirsi di Milano, a rifondare il Ducato, a dare inizio nel 1450 alla nuova dinastia degli Sforza Visconti, come loro stessi amavano definirsi. E dunque, in questo contesto di recuperata pace, poi pace molto relativa, però diciamo in questo cinquantennio di relativa tranquillità economica, cioè secondo 400, 1450-1499, che tutta questa zona del Nord Milano viene qualificata da edifici. Sarebbe interessante, ma allo stato attuale delle cose non possiamo dirlo, quindi l'avanziamo solo come una possibilità, che anche Fusano rientrasse in quel sistema delle palazzine di caccia. Noi abbiamo tutta, per quanto sembri strano, queste zone erano zone boschive, erano zone di caccia, e quindi è curioso notare come noi abbiamo tutta una serie di edifici chiamati comunemente bicocche che servivano come punto, diciamo, di sosta per coloro che andavano a caccia. La palazzina di via Ragusa a Milano, la palazzina di via Bernina a Milano, la celeberrima bicocca degli Arciboldi, che dà nome all'area della bicocca, dove si svolge la celebre battaglia, a Milano, la Cascina San Fermo di Bollate, il casino Visconti Borromeo Gallarati Scotti di Oreno di Vimercate, tanto per citare i più celebri, la casa del Pellegrino di Civate, tanto per dimostrare come il modello arrivasse fino al nord lecchese. Tutti questi edifici sono bicocche, sono punti di riferimento per la caccia. Questo è interessante perché, ancora una volta, l'ho già detto ma mi piace ribadirlo, come cioè la realtà agricola che noi vediamo è in massima parte frutto delle trasformazioni che subentrano al nostro territorio tra la metà del 5 e la metà dell'Ottocento, con però un picco ascendente man mano si va avanti. In realtà queste zone partono boschive, partendo boschive hanno una cultura della caccia che non raggiunge le punte estreme del serraglio, cioè del grande giardino dei Visconti tra il castello e la Certosa di Pavia, ma che era il più grande giardino di caccia d'Europa, ma comunque è una caccia, diciamo, più rustica, più immediata, però oggettivamente da queste parti si cacciava. E quindi è chiaro che c'è questa cultura delle bicocche, a cui potrebbe, però ripeto solo un'ipotesi, appartenere anche questo edificio. Se noi guardiamo la pianta attuale, interrato, pian terreno, primo piano, secondo piano, ci rendiamo conto di come il palazzo sia ovviamente meno omogeneo di quanto non sia voluto apparire nell'attuale impatto visivo. Cioè è chiaro che quando l'hanno fatto lo scopo era renderlo il più possibile omogeneo,
quindi darci l'illusione di simmetria, di un ordine unitario, di una struttura monocentrica, il che ovviamente non è vero. Già solo guardando la pianta ci rendiamo conto, a parte il seminterrato, naturalmente il terrato che ha una sua logica propria, ci rendiamo conto di come la struttura AU porticata, come ben vedete, che è quella che ancora oggi noi percepiamo, va però soggetta a tutta una serie di corpi di fabbrica più o meno disomogenei e che sono letteralmente inglobati nel palazzo. E faccio anche presente come un dato estremamente interessante è la presenza della cappella a pian terreno. Lo ricordo, della cappella parleremo per quanto pertiene al suo apparato decorativo la prossima volta, in particolare per la grande pala di Storer, ma vorrei sin d'ora precisare questo fatto, che è un problema di ordine, come dire, normativo, cioè le famiglie nobili hanno diritto di avere una cappella e nel 1643 Giovanni Battista Omodei si avvale di questo diritto fondando la cappella dell'Assunta di Cusano, ma solo a due condizioni: la condizione che sia al pian terreno e la condizione che sia aperta al pubblico, cioè il signore non è di qualcuno, è di tutti. Per cui l'idea di uno spazio che ha un collegamento con l'esterno, quanto poi questo fosse realmente usufruibile, vabbè, transeat, però almeno in linea di principio lo spazio ecclesiale è uno spazio pubblico. Il nobile può avere, e ha a Cusano come altrove, una tribunetta rialzata da cui può assistere ai sacri riti posta in controfacciata, ma evidentemente la navata, l'aula è accessibile a tutti. Questo è quanto importante. Un altro elemento, la canova, la caneva, la cantina. Ecco, questo detto così sembra banale, dice, beh, è ovvio, qualunque palazzo antico c'ha la cantina, bella scoperta. In realtà non è così semplice. In realtà la cantina è uno dei temi su cui più riflette l'architettura lombarda del 400, a cominciare dalle gigantesche cantine di servizio che Antonio Averulino il Filarete realizza per l'ospedale maggiore. Voi sapete che una delle più colossali operazioni evergetiche, si vede che stamattina ho fatto operazione tardi, dunque evergetiche di Francesco Sforza è la costruzione, la fondazione dell'ospedale maggiore. Cioè, detto in altre parole, il duca, il neoduca, deve mostrare il suo amore, il suo fare il bene, la sua beneficenza e eresia nei confronti della popolazione facendo grandi opere pubbliche. Una di queste è sicuramente l'ospedale maggiore, la Cagranta, quella che oggi è la sede delle facoltà umanistiche dell'Università degli Studi di Milano. E la costruzione della Cagranda, che è uno dei grandi temi della seconda metà del 400 milanese, include queste gigantesche cantine, che sono ovviamente cantine di servizio, perché la struttura ospedaliera necessita di tutta una serie di accorgimenti, di materiali, dai letti in su, insomma, voglio dire, molto banalmente, che sono così gestiti. Faccio peraltro notare, detto tra parentesi, che l'ospedale maggiore di Milano è un capolavoro aggiornatissimo di tecnologia sul piano, ad esempio, della completa struttura di acqua corrente interna, che voi capite, una struttura ospedaliera non è certamente banale. Ora, la canova, che probabilmente si collegava con quella che in origine, adesso è poi riciclata, ma poteva benissimo in origine essere una ghiacciaia, una nevera, altro tema classico, tema della nevera. Noi oggi ne abbiamo una ventina sul territorio lombardo ancora conservate. Segnalo, per chi ne fosse curioso, la più bella, la più accessibile anche sul piano archeologico, che è la nevera dell'Università Cattolica, cioè a dire del monastero benedettino cistercense di Sant'Ambrogio. Adesso è un'aula universitaria ed è perfettamente accessibile. Ecco, tornando al palazzo, è interessante però come, malgrado la necessità di inglobare preesistenze e quindi di giocarsi su asimmetrie, ci sia però la fedeltà a
uno schema a U, cioè il cortile interno a U porticato, che risponde a un cliché assolutamente banale, assolutamente onnipresente nell'architettura lombarda. Perché? Fondamentalmente perché consente di creare un diaframma spaziale da dentro e fuori, cioè detto in modo molto banale. Ma attenzione, qui entra un altro elemento che mostro in pianta e che non è assolutamente secondario, cioè il palazzo si gioca nella sua definizione seicentesca su due grandi assi, cioè un asse nord-sud che raggiunge il palazzo, attraversa la, quella che potremmo definire la corte, e attraverso il porticato raggiunge gli scaloni, lo scalone e quindi il piano nobile. Ma dall'altro lato la facciata sud, ha uno sviluppo monumentale, come vedremo, che si spiega solo alla luce della necessità di creare quell'asse ovest-est, che è l'asse rettifilo che congiunge il palazzo stesso all'antica chiesa e più tardi, nel pieno 600, al santuario della Madonna, che è un vero e proprio asse sacro rettifilo, rettilineo, come abbiamo detto, che permette di congiungere palazzo, chiesa, santuario, creando cioè un vero e proprio asse sacro. Ora, è indubbio che esistano numerosi esempi nell'architettura del 600 ed è altrettanto indubbio qual è il grande paradigma, il grande modello è Roma. È Roma dove nel corso del 500 i papi promuovono una serie impressionante di operazioni urbanistiche, tutte giocate sul rettifilo. Si parte da soluzioni relativamente modeste di primo 500 che hanno la sostanziale finalità di alleggerire il traffico da e per la Basilica di San Pietro durante gli anni santi, la via Alessandrina di Alessandro VI, la via Giulia, quel capolavoro già più ambizioso di spazio urbanistico di Giulio II, giù fino alle grandi operazioni di Sisto V, le vie Sistine, alla fine del 500, che sono a tutt'oggi il reticolo sul quale si basa l'urbanistica del centro di Roma. E quindi è chiaro che queste splendide, strepitose operazioni urbane rettifile, tutte giocate sul principio del collegamento visivo, avranno poi una immensa fortuna. Su questo schema vengono costruite, faccio l'esempio più banale di tutta Europa, la Parigi ottocentesca, la Parigi del barone Haussmann e di Napoleone III, è costruita sul sistema dei boulevard che sono palesemente ispirati al modello romano. Vado ancora oltre, nella stessa Roma l'operazione fascista di via dei Fori Imperiali serve fondamentalmente a far che cosa? A creare una nuova via trionfale perpendicolare a quella romana. Quella romana è di San Gregorio, quindi dal Circo Massimo all'Alto di Costantino, quella fascista è dall'Alto, dal Colosseo a Palazzo Venezia, ma di collegare visivamente la sede del regime, Palazzo di Venezia, con il Colosseo elevato a emblema della romanità. E quindi è chiaro in mezzo alla via trionfale. Allora, in questo stesso schema è quello che usavo, identico, cioè il rettifilo che unisce palazzo, chiesa, santuario. Questo è. E questo punto non è banale, anche se ovviamente, questo è il catasto del 1722, il catasto di Carlo VI, anche se ovviamente ciò che percepiamo oggi è estremamente diverso da quello che era l'assestato storico. Allora, beh, prima di tutto il grande rettifilo, qui lo vediamo il Palazzo Pomodei, di cui ovviamente, a me piace molto il titolo che qualche anno fa, diversi anni fa, venne dato a una mostra all'Archivio di Stato, l'immagine interessata. Fu un titolo splendido, bellissimo, siamo nel 82-83. Ecco, perché l'idea qual era? Era una mostra di carte, sostanzialmente di cartografia, tanto di cartografia catastale quanto di cartografia, diciamo, scientifica. Perché sostanzialmente quando noi vediamo una piantina, una carta, immediatamente pensiamo che sia realistica, il che non è vero, perché naturalmente è un'immagine capziosa e faziosa, è un'immagine che ci dà un'interpretazione della realtà, non è la realtà, cioè il tasso di ingenuità con cui molti studiosi guardano la cartografia
è la stessa con cui gli uomini di Tardo 800 guardavano la fotografia. Cioè, no? È la foto, l'interpretazione, la foto non è la realtà. Foto è un'interpretazione della realtà. Quando io prendo una carta d'identità, mostro la mia immagine, dico io quello sono io, dico una menzogna, perlomeno una semplificazione, una metonimia, mettetela come volete. Il dato di fatto è che non sono io quello, se si ne passa un pip, direbbe un mio amico simpatico. Allora, detto questo, però, per quanto questa pianta sia ampiamente idealizzata, però un dato ce lo restituisce. Il dato certamente esiste una struttura A1, o meglio, che si vuole che esista una struttura A1, cioè che l'interesse ideologico è quello di leggere il palazzo in termini di fedeltà alla struttura A1 tipicamente lombarda, punto. Che davanti a questo edificio, dove c'è scritto 154 per intenderci, esiste questo vasto spazio, questo tecnicamente è un rondò di carrozze. Cioè questo tecnicamente è il modello, c'era così quella che oggi chiamiamo Largo Cairoli davanti al castello, cioè era uno spazio semplicemente per permettere alla carrozza di girare, perché sembra una scemenza, ma non è facile far fare retromarcia una carrozza, quindi abbastanza normalmente c'era questo sistema per farle girare. Talvolta, ad esempio a Carnevale, era normale farlo per ridere, cioè fare rondò di carrozze scatenate a una certa velocità, intanto si scappava il morto, quindi la cosa era ancora più divertente. E allora dicevo, c'è questo gusto, no? Noi ad esempio sappiamo che Bartolomeo Arese, tanto per cambiare, c'era, i miei amici si stavano preoccupando, diceva, sta parlando da 22 minuti e non ha ancora rovinato Bartolomeo Arese, che si è ammalato. No, allora dicevo, Bartolomeo Arese nel 1649, quando arriva la figlia dell'imperatore che sta andando a sposare il re di Spagna, che cosa fa? Organizza un rondò di carrozze in piazza Castello. Era l'uso, era normalissimo. Allora,